Si chiama Vespa 946, ma ovviamente non parliamo della cilindrata. È l'anno in cui è entrata in produzione questo mito e il nuovo modello si fa il primissimo prototipo del 1945. Definirla scooter è poco, non è ovviamente nemmeno una moto, ma è sicuramente l'oggetto di design più bello che abbiamo visto a questo salone. Merito del centro stile Piaggio e dell'uso di tantissimo materiale pregiato, in particolare dell'alluminio. Sono anche però le caratteristiche tecniche a colpire. Motore 125 o 150, tre valvole, che promette consumi record vicini ai 60 km con un litro, e ABS e controllo di stabilità di serie, controllo di stabilità che fa la comparsa per la prima volta su un veicolo, su uno scooter, di 125 centimetri cubi. Non è dato sapere quanto costerà, anche se immaginiamo sarà una cifra altissima, forse superiore agli 8.000 euro. Sappiamo per certo che arriverà nella primavera del 2013.